L'altro giorno sono stato proprio tentato di telefonare in diretta al giornalista della RAI che durante il telegiornale, mentre raccontava dell'ondata di maltempo che flagellava tutta l'Italia, sottolineava come questo avesse portato anche disagi nelle zone montuose con la caduta della prima neve, un maltempo davvero eccezionale. Beh, forse qualcuno dovrebbe spiegare appunto al giornalista che in questo periodo sulle montagne la neve non è vista come un maltempo, come un disagio, anzi è attesa come una benedizione dal cielo per far partire e poi mantenere in vita tutta l'economia legata agli sport invernali. È proprio vero che le cose cambiano a seconda di come si vedono e si interpretano. Sicuramente Gesù è uno di quelli che sa vedere lontano e non si accontenta di una interpretazione superficiale, sa cogliere, per esempio, vediamo oggi la grandissima offerta della povera vedova che offre sì poco ma è tutto quello che ha, rispetto agli altri che invece vanno ad osservare magari le cospicue offerte che venivano date da quanti avevano ricchezze. A questo punto non saprei quale sia l'insegnamento più importante che dobbiamo cogliere oggi dal brano evangelico. In effetti, come cristiani, seguaci di Gesù, dovremmo innanzitutto imparare da Lui a non vedere soltanto le cose superficiali e ad andare un po' più in profondità, a non cedere a quella tipica, a quel tipico atteggiamento della nostra società di guardare soltanto il superficiale, quello che appare, a cui praticamente ci hanno abituato tutti i social, dove, lo sappiamo bene, le cose funzionano proprio così, le notizie sono tanto più vere, tanto più circolano, più sono veloci, effimere, superficiali. Credo che abbiamo tutti bisogno di questo richiamo esplicito del Signore Gesù ad affrontare la fatica di andare oltre l'apparenza col suo esempio concreto, capaci quindi anche noi poi di instaurare rapporti veri, duraturi, fondati sul rispetto, sulla conoscenza, sull'amicizia. Tanto più se poi vogliamo davvero instaurare rapporti del genere con tante persone sempre più presenti anche in mezzo a noi che hanno altre origini, un'altra cultura, altre religioni, altri stili di vita molto diversi dai nostri. E sicuramente dobbiamo superare la prima impressione che tante volte riduce magari tutto a folklore o peggio ancora diventa paura del diverso in mezzo a noi. Ma le parole di Gesù ci spingono subito a riflettere anche sull'esempio che ci dà la povera vedova, pronta a dare tutto perché si fida completamente di Dio. E anche su questo ne abbiamo ancora molta di strada da fare, non solo per alzare un po' l'asticella dalle nostre offerte concrete che possiamo dare e ai poveri o a chi ha bisogno, ma anche e forse soprattutto per aumentare la nostra fede in Dio, la nostra fiducia nella sua provvidenza, in Lui che vuole sempre il nostro bene, che cerca sempre di amarci anche nelle cose concrete di ogni giorno. Siamo sempre così pronti a riconoscere, a dare la colpa a Dio appena qualcosa non va bene, appena c'è qualche guaio, come per esempio basta pensare a questa pandemia che da quasi 2 anni ormai stiamo subendo. Dovremmo invece imparare ad aprire gli occhi per saper riconoscere il piano d'amore che Dio ha per noi, per sapere anche noi come già ha fatto per esempio il Manzoni chiudendo i Promessi Sposi, riconoscendo che Dio prepara sempre delle cose buone per i suoi figli, anche in mezzo alle difficoltà di questa vita. Dalla certezza di questo amore riversato su di noi deve nascere innanzitutto un canto di ringraziamento per tutto quello il Signore ci dà e poi subito l'impegno a condividere quanto abbiamo ricevuto con i nostri fratelli più bisognosi, pronti anche noi a dare tutto, e se non proprio tutto, almeno qualcosa in più a chi ha bisogno, perché davvero sappiamo imitare il Signore Gesù, sappiamo seguire la Sua parola ed essere pronti a servire i fratelli nel bisogno.
ed ora ascoltiamo il Vangelo. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla gli gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una vedova povera vi gettò due piccioli che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.